Ciao a tutti dal vostro Marco Follese. Vittoria di Max Verstappen su Red Bull nel Gran Premio del Giappone davanti a Sergio Perez, Red Bull, e terzo Charles Leclerc su Ferrari. Purtroppo è uscito al primo giro Carlos Sainz sotto una pioggia torrenziale. Con questa vittoria Max Verstappen si è laureato campione del mondo per la seconda volta di fila. La gara è iniziata sotto la pioggia. Alla partenza Verstappen, partito in pole, ha tenuto la posizione su Leclerc, ma c'è stato un incidente di Sainz, è entrata la safety car e c'è stata esposta bandiera rossa. La gara è iniziata dopo un'ora e mezza, con Verstappen che teneva la posizione e andava in solitaria. All'ultima curva Leclerc era secondo, ma è stato penalizzato di 5 secondi dalla FIA perché ha tagliato la curva. E Perez è passato in seconda posizione, così Max si è potuto laureare campione del mondo. Un mondiale meritato. Max è stato fortissimo, ha saputo approfittare anche degli errori della Ferrari, penso agli errori di strategia a Monte Carlo, in Inghilterra, all'uscita di Leclerc in Francia, la rottura del motore di Leclerc nel Gran Premio di Azerbaigian, nel Gran Premio di Spagna quando era in testa, e ne ha approfittato, ha vinto. Poi c'è stato il cambio di regolamento che ha favorito la Red Bull, una Red Bull imprendibile. Dal Gran Premio di Ungheria ha vinto 7 gare di fila, e qua fa molto pensare, perché non è possibile che guadagnasse 8 decimi un secondo su tutte, ma è cosa molto strano. Infatti oggi è uscita la FIA ha detto che Red Bull e Aston Martin hanno sforato il budget cap, la Red Bull sotto il 5%, però il budget cap l'hanno messo, non si deve sforare, non verranno penalizzate, gli verrà data una multa. E secondo me è una cosa grave, perché anche se sfori 100.000 euro, tu devi essere punita, hai sforato, hai barato, perché gli altri stanno nei limiti e tu bella bella sfori, anche solo del 5%, vuol dire portare componenti nuovi, fondo nuovo, mentre gli altri non possono farlo. Gli altri hanno seguito il regolamento, le varie Mercedes, Alpine, Ferrari, invece la Red Bull furba, vabbè, ho sforato del 5%, pagherò una multa, ma intanto vinci il mondiale, vinci le gare e sviluppi la macchina già anche per gli altri anni. E allora il prossimo anno la Ferrari, già quest'anno sfora il budget cap, intanto ti fanno una multa. Questo la FIA sta sbagliando, sta prendendo delle cantonate assurde. Un esempio, oltre a questo budget cap, Gran Premio di Singapore, partenza, taglia la chicane Verstappen per mantenere la posizione, non gli fanno niente. Vabbè. Perez non tiene le 10 macchine di distanza tra la safety car e lui due volte, 5 secondi di penalità, quando dovevano essere 10 o di più. Sentenza data dopo 3 ore. Ieri Leclerc taglia la pista dopo 2 minuti, 5 secondi di penalità. E la FIA sta sbagliando, è grosso, sempre a favorire la Red Bull. E non sono scuse che troviamo, perché siamo ferraristi o altro, è la scusa, la Red Bull vince, no, sono fatti. Hai sforato il budget cap del 5%, che sono, se non sbaglio, tu puoi sforare il budget cap di 147 milioni, ma anche se l'hai sforato di 3-4, tu hai barato. Per me la punizione deve essere esemplare e severa, invece no, gli daranno la multa e così. A questo punto spero che le altre il prossimo anno lo sforino, e voglio vedere cosa farà la Fiat. Con questo vi saluto, il prossimo Gran Premio di Austin si cercherà la vittoria, ormai il mondiale è andato sia costruttori che piloti. Speriamo che la Ferrari vinca qualche gara e poi puntare tutto sul prossimo anno, nel 2023. Un ciao dal vostro Marco, alla prossima.